Ok, iniziamo. Vi ringrazio prima di tutto di aver preso parte a questo corso. Io sono il presidente dell'associazione Web Work. Questo è il sito della nostra associazione, l'avete visto per fare l'iscrizione. Solo due parole, sono brevissimo, poi lascio spazio ai colleghi. Web Work è un'associazione che si occupa di varie cose, per esempio si occupa di informatica e per quanto riguarda l'informatica dell'utilizzo delle licenze libere e del software libero, ad esempio software come OpenOffice, il sistema operativo Linux, tutto quello che è caratterizzato da una licenza che permette alcune libertà sul software che utilizziamo. Spesso facciamo molti seminari per spiegare queste caratteristiche che non tutti conoscono, insomma non so quale la materia, magari non è mai sentito parlare. Però ci occupiamo anche di tante altre cose, per esempio di tutte quelle che sono le licenze che lasciano alcune libertà per tutti gli operi di genere, quindi dal settore della cultura, all'arte, alla musica, alla letteratura. Per questo spesso organizziamo corsi che riguardano anche questi argomenti. Facciamo anche tante altre cose, per esempio da poco abbiamo fatto un incontro sulle normative, anzi dall'anno scorso a quest'anno ne abbiamo fatti molti, soprattutto quelli che riguardano l'innovazione tecnologica. Abbiamo visto per esempio le ultime novità per quanto riguarda il trattamento dei dati, cose più tecniche dal disaster recovery alla continuità operativa, e ultimamente abbiamo analizzato alcuni punti del decreto crescita 2.0, tanto che visibili come spaziamo. Però abbiamo l'occasione di fare anche altri tipi di incontri, ad esempio abbiamo fatto degli incontri sulla lingua cinese, la letteratura cinese, tramite l'utilizzo poi per studiare del software libero. Anzi, tra poco ne organizzeremo un altro, se non sbaglio, verso marzo, che tratterà proprio delle tradizioni della cultura cinese anche per quanto riguarda la lettura verso internet, credo. Okay. E oggi invece abbiamo l'occasione, con la collaborazione del Comune di Grosseto e della rivista del quotidiano online www.it, per organizzare questo corso che riguarda le tecniche di comunicazione. Avete visto il programma, c'è scritto nel provvisorio, ma qualcosa di definitivo, potrebbero cambiare solamente gli interventi di apertura in questo momento, quelli che sono scritti in questo momento, ma pochissime cose. E oggi ci sarà appunto la prima lezione, dove i docenti saranno Gian Piero Valenza, che è il direttore del quotidiano online WBU, e Guido Fiorini, che invece è un giornalista locale e direttore del Tirreno di Grosseto. E loro vi racconteranno la loro esperienza nel loro campo. E tra l'altro Gian Piero vi proporrà anche una partecipazione attiva alle tecniche di comunicazione per quanto riguarda lo svolgimento del corso. Avete visto le prossime lezioni quando sono? Abbiamo tanti docenti, per esempio avremo Angelotti, che è una giornalista, che lei proprio di viaggio sul campo, parlerà di quello che fanno gli inviati, di come si riesce a fare quel lavoro, di come si fa. Ci sarà Carlo Trutini, che ci parlerà della parte televisiva, più che altro del giornalista come sportivo, che viene proprio da giornalista sportivo. Daniele Reali, che è il direttore, la persona che ha messo su il quotidiano che si chiama ilgiunco.net, un quotidiano solamente online, e è sentissimo dalle nostre parti perché parla proprio della cronaca locale, e lui vi spiegherà quelle che sono state le sue attività nel creare da zero un quotidiano online, un'implementazione e poi avremo Giacomo De Nofre, che è stato il trattore del Corriere di Maremma, che parlerà di come funziona il giornalismo dal punto di vista della politica locale, come interfaccia la politica locale, istituzioni, eccetera. E poi ogni lezione avrà una breve introduzione su un argomento specifico a cui noi comunque come associazione teniamo molto. Per esempio sarà l'introduzione dell'avvocato Giuseppe Nicosia, che parlerà proprio delle ultime novità normative, il fatto di comunicazione, soprattutto di giornalismo, sapete le responsabilità del direttore, dell'editore, del giornalista, che sono cose importanti anche per quanto riguarda come si scrive sul blog, ad esempio, che cosa possiamo scrivere, quali sono le responsabilità, quali sono le cose a cui dobbiamo stare attenti. Vediamo un po', ci sarà un intervento via di Luca, vediamo come si potrebbe essere cambiato, insomma volevamo parlare di tipi di licenze da utilizzare, sia per la carta stampata che online, e di quello che riguarda i social media. Uno degli ultimi interventi che abbiamo fissato, vedete nella lezione dell'11, che è del regista Francesco Falaschi, ci ha fatto anche lui l'onore e la gentilezza di far parte di questo corso, e parlerà delle tecniche di comunicazione, soprattutto dei documentari, come si entra nel mondo dei documentari, anche un po' dei cortometraggi. E prima di tutto volevo ringraziare giornalissimo per uno ogni volta, però Gabriele Fiorini, che vi ricordo che la nostra associazione è un'associazione di volontariato. Quindi noi, i nostri corsi sono tutti gratuiti, ma
sovvenzioni da nessuno, insomma, quindi quando chiediamo di venire a fare lezioni ai nostri corsi tutti vengono gratuitamente e vabbè, insomma, non è detto che per tutti è così, anzi, intanto ci dicono di no, perché ringraziamo tantissimo chi viene alle nostre lezioni, insomma, ci dà il piacere di poter raccontare la propria esperienza, di condividere il proprio, la propria conoscenza con noi. È uno dei motivi per cui facciamo questi incontri non è un discorso docente che ascolta, perché che ci sia interazione, perciò in tutte le lezioni fate domande, interagite, perché lo scopo della nostra associazione è proprio quello di creare gruppi, di creare reti, di creare persone, di raccogliere persone che si interessano di certi settori, di certe tematiche e riuscire a farle collaborare insieme, perché il processo poi di crescita in un certo campo, secondo noi, secondo quello che pensiamo, avviene sempre tramite la condivisione della conoscenza, la condivisione degli obiettivi, l'aiuto reciproco, comunque lo scambio di idee, quella per noi è la cosa più importante a cui teniamo e che cerchiamo proprio di mettere al centro dell'attenzione di ogni nostro, corso. Siccome questo corso, se non fosse stato per il Comune di Rossina, sarebbe stato impossibile realizzarlo, non sono mai polemico, quindi non lo faccio, ma una parola si può dire, è che organizzare un corso è difficilissimo, è difficile per le strutture, è difficile diciamo c'è i meccanismi burocratici e quindi un po' ringrazio l'assessore Ciccarelli che ci ha dato questa possibilità, perché senza sia questo corso che altri sarebbe stato praticamente impossibile realizzarli. Certe volte faccio riferimento a Fantasy, bisogna scavalcare la montagna agganciata, superare il cancello di fuoco, ammazzare il drago e forse si riesce a organizzare un corso gratuito dove si cerca di condividere le nostre conoscenze con tutti. Perciò lascio la parola a Luce Carelli, poi dicesse l'editore di WWW, che è la sua opinione del corso, e iniziamo. Vi ringrazio. Allora, a tutti, io semplicemente per rappresentare che naturalmente stavo felicissimo quando il network ha proposto di fare questo corso, perché va bene, a parte il fatto che naturalmente quando una associazione di volontariato mette a disposizione un lavoro appunto gratuito delle persone è sempre apprezzabile, soprattutto quando lo fa poi per informare e per coinvolgere i cittadini per bene. Devo dire che in particolare sono particolarmente orgoglioso del fatto che i nostri giornalisti abbiano risposto senza veramente esitare un secondo al nostro invito, e questo ci fa piacere perché da una parte ci dimostra che effettivamente c'è un tessuto di comunicazione locale attento anche al coinvolgimento dei cittadini, dall'altro effettivamente ci fa piacere perché un piccolo riconoscimento anche al fatto che le nostre attività che abbiamo organizzato nel corso del tempo hanno avuto effettivamente una buona risposta. Il mondo della comunicazione è sicuramente affascinante, chi è che non è affascinato dal mondo del giornalismo, della comunicazione, credo sia praticamente impossibile non subirne il fascino. Però è anche diventato veramente ormai, consentitemi la parola di buttare, ma uno strumento indispensabile. Anche in ambiti nei quali per esempio la comunicazione istituzionale o politica, che un tempo erano visti come degli aspetti assolutamente marginali, oggi sono diventati assolutamente invece centrali. Se non si sa comunicare non si ottiene quasi mai il risultato voluto. Anche se si fanno delle attività importanti, si ottengono anche buoni risultati, se non si sanno comunicare è come non aver fatto niente. E è un po' il figlio del fatto che la nostra è diventata una società quasi esclusivamente mediatica, ormai quello che è il riflesso mediatico a volte, e questo è uno svantaggio di questo modello, diventa quasi più importante di quello che poi è la sostanza del tessuto. Ora è chiaro che sta a noi trovare il giusto limite, il giusto discrimine tra quello che è l'impostazione di comunicazione e effettivamente la sostanza del tessuto. Però è importantissimo saper fare comunicazione in maniera corretta ed efficace. Corretta ed efficace sono due cose che devono andare insieme, ma non significano la stessa cosa. Cioè informare correttamente non significa automaticamente essere efficace, così come comunicare efficacemente non significa automaticamente fare una comunicazione corretta. Quindi è importante che le cose vadano di pari passo. Come diceva giustamente il Presidente, abbiamo cercato di coinvolgere uno spettro molto ampio di personaggi in questa nostra piccola avventura che abbiamo chiamato corso, in realtà una serie di incontri. Ci sono infatti giornalisti della carta stampata, quando si pensa al giornalista si pensa sempre alla carta stampata. Ci sono giornalisti invece della televisione, che è un'altra associazione facile. L'associazione è un po' meno facile per il mondo del web, perché è vero che ormai è entrata nella nostra stessa Repubblica Contentina, pensare per esempio che un giornale locale diventi esclusivamente online è già un concetto che molti, magari più giovani, hanno facilmente digerito, qualcun altro magari è un po' più grande. Effettivamente su questa cosa che un giornale locale vada online ancora lo deve digerire. Quindi l'intervento di Daniele sarà importante anche da questo punto di vista.
è chiaro che quando si tratta di comunicazione istituzionale, e qui stiamo cercando, ora lui l'ha detto un po' fra le righe, cerco di dirlo più esplicitamente, stiamo cercando di capire se riusciamo a coinvolgere anche la società per il comune, perché gli interventi in mio tributo sono un po' ballerini, perché se riusciamo a fare questo, magari togliamo noi il nostro intervento, mettiamo la luce stampa, è più significativo forse che ai fini del corso. Noi abbiamo una luce stampa e quello è il centro della comunicazione. Questo significa che ogni volta che l'amministrazione comunica passa attraverso la luce stampa, dove ci sono dei giornalisti che si occupano di tradurre quello che è l'atto amministrativo, che poi è quello che è l'atto internamente o la volontà politica, in una comunicazione che, lo dicevo all'inizio, sia efficace e sia corretta. Perché? Perché quando si fa comunicazione istituzionale, vuol dire comunicazione che l'amministrazione fa verso il cittadino, beh, innanzitutto è fondamentale che sia corretta. Un'amministrazione che non comunica in maniera corretta nei confronti del cittadino è un'amministrazione che sta agendo, passatemi l'espressione un po' forte, ma sta agendo in malafede. Perché la prima regola, l'abbiamo detto in tanti consessi, lo diciamo anche oggi, di una giusta e buona amministrazione è il fatto di essere trasparente. E se si fa una formazione corretta si è trasparente, se si fa una formazione non è corretta non si è trasparente. Ma allo stesso tempo la bravura del giornalista sta nel fatto che oltre a renderla corretta la rende efficace. Che significa efficace? Significa che molto spesso quando si fa specialmente un atto amministrativo che è fatto appunto di norme, di burocrazia, di cifre, non sempre il cittadino che legge è o in grado, perché non ha un bagaglio culturale sufficiente, o comunque tradurre questo per esempio in un articolo, in un comunicato stampa, significa tradurre qualcosa che magari viene da mesi di lavoro in una comunicazione invece veloce, che deve essere letta veramente molti fuggi, spesso il giornale leggiamo molti fuggi, sarebbe bello prendersi con tutto il tempo di leggere con attenzione il quotidiano, ma tutte le volte lo leggiamo in fretta. Quindi la bravura del giornalista sta nel condensare in quelle poche righe di comunicato stampa che manda il giornale, che il giornale pubblica, che poi naturalmente c'è un altro discorso da fare, quindi ci dovrà fare bene, cioè il giornalista non è che si limita a comunicato stampa, se no non è un giornalista. Il giornalista poi a sua volta rielabora, quindi la bravura di chi fa il comunicato stampa è tradurre quella volontà politica e quegli atti amministrativi in un qualcosa che sia efficace, nel senso che lo leggo e capisco immediatamente qual è l'origine e il contenuto dell'atto o della decisione. Ma deve anche fare in modo che in quel comunicato ci siano tutti gli elementi affinché il giornalista poi possa rielaborare il contenuto e trasformarlo in un pezzo che decide. Posso interrompere un secondo solo per una cosa? Certo. Il giornalista vero, a essere sincero, è quello che la notizia la scrive prima che arrivi il comunicato. Cioè, il vero lavoro del giornalista è arrivare sulle cose prima che l'ufficio stampa te la dia spiattellata. Questo è il vero lavoro. Poi, comunicato stampa si può rielaborare, si può cambiare, si può modificare, però il giornalista più delle volte pubblica sul giornale una cosa la mattina e comunicata arriva 3-4 ore dopo. Scusami se torno. No, era una precisazione giustissima. Guido, che è un giornalista di razza, fammelo dire, ha detto una cosa sacrosanta. Paradossalmente, se tutti i giornalisti agissero in quel modo, l'ufficio stampa passerebbe in secondo piano. L'ufficio stampa fa un servizio naturalmente al giornale. E un esempio classico, quando si fa una conferenza stampa, il giornalista con la G maiuscola è lì, ascolta, interviene, domanda, approfondisce, questo è il mestiere del giornalista. È chiaro che l'ufficio stampa è già un comunicato stampa, ma il comunicato stampa serve solo un po' come reminder di quello che ci siamo detti e per dare degli spunti che poi il giornalista si porta con sé, oltre a quello che ha raccolto dalla conferenza stampa. Quindi è vero che il mestiere del giornalista è quello di produrre, non è di adattare, è una situazione perfetta. Quindi dico, il lavoro dell'ufficio stampa è centrale, ma è centrale e funziona bene solo se i giornalisti naturalmente sanno fare questi due cose che siamo detti e se c'è poi un giornalista in grado di approfondire, di elaborare la produzione, un contenuto che poi diventa il pezzo che leggete poi sul giornale. Quindi c'è tutta una macchina che parte appunto dall'ufficio, diventa un atto amministrativo, la politica che l'ha un po', diciamo, ispirato, poi lo approva o comunque lo rielabora in base a quello che è il contenuto politico che va trasmesso, l'ufficio stampa, che è il terminale, che è la parte importantissima della comunicazione che dicevamo, che fa sì che questo messaggio diventi fruibile effettivamente dal cittadino, quindi rientra in quella logica di trasparenza che ci dicevamo prima. Ecco perché il Comune ci ha tenuto a essere qui in questo corso, insieme a voi, insieme a tutti voi, insieme ai giornalisti naturalmente, secondo essere disponibili, perché crediamo moltissimo nell'importanza di una comunicazione fatta in questo modo
E quindi spero che per voi non solo sia interessante sentire questo percorso insieme a noi, ma che magari sia anche lo stimolo per comprendere meglio il mondo della comunicazione e chissà, magari anche un giorno fate male. Grazie. Buongiorno, molti di voi mi conoscono, sono Marco Berni, sono l'editore di www.it e ringrazio il Comune per l'opportunità che me l'hai data a noi e all'associazione Comunet Work per portare avanti questo percorso formativo che vi illustri un attimino come funziona dell'informazione e perché vi sia poi magari di utilità in quelle che saranno poi le vostre iniziative o le vostre idee. E, questa è una versione, quella che vi proponiamo in queste settimane, è una versione ovviamente molto elaborata e rivolta appunto a una platea molto più anagraficamente più grande di quella che è, diciamo, il nostro target solitamente, perché noi essendo un quotidiano per ragazzi, dove per ragazzi ovviamente noi intendiamo bambini, perché noi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle quarte quinte elementari, prima, seconda e terza media. E da questo quotidiano online ne viene prodotto un settimanale che poi viene distribuito in tutte le scuole di questi passi della Pescaia e Scanzano. Perché siamo qui oggi a portare il nostro contributo con la presenza dello stesso direttore responsabile della testata e commento adesso vi introduco un attimo il discorso. Perché da questa platea io mi auguro, già in questo senso c'è una sorta di accordo con gli istituti superiori, che possa uscire da questa platea ragazzi e ragazzi disponibili a collaborare e a far sì che i bimbi, quelli a cui noi ci rivolgiamo, possano usufruire di un percorso formativo didattico, ma anche di informazione un pochino più elaborato. E questo è possibile solo se ci mettiamo in rete tutti quanti, ognuno porta un pezzettino di pane e tutti insieme guardiamo se si riesce a mettere insieme la cena. Quindi noi abbiamo già avviato in questo senso delle collaborazioni con il liceo classico, il liceo scientifico, con il liceo Rosmini, col polo Bianciardi e ora poi mano a mano estenderemo questa esperienza anche agli altri istituti superiori, perché sarete proprio voi ragazzi, fratelli e sorelle maggiori di questi vicinacci, che racconterete e spiegherete poi nel tempo quelli che sono anche i progetti didattici che seguirete o di cui o anche le esperienze che farete non solo a scuola ma anche extra scuola. Quindi sostanzialmente, come vedete, la collaborazione dei giornalisti, la disponibilità dei giornalisti, la disponibilità del comune, la disponibilità di un'associazione come Blue Network e la disponibilità di Lubilù hanno come scopo principale, che è una sorta di chiamata alle armi, fornirvi le informazioni, la conoscenza necessaria perché poi tra tutti quanti siete si possa poi alla fine trovare altri collaboratori, altre persone che insieme a noi vanno a formare questa rete cittadina che nella nostra speranza sia di utilità a 360 gradi, quindi non solo rivolta al resto della città ma anche in ambiti più specifici come possono essere appunto le scuole elementari o le scuole medie. Niente, noi abbiamo già un progetto che si chiama Free School che è sostanzialmente la versione più ridotta e più semplificata di quello che prendervi oggi, e proprio ai ragazzi noi spieghiamo le tecniche del giornalismo con un linguaggio molto semplice che è proprio specifico di Lubilù, e perché già i ragazzi delle scuole medie già in quest'ultimo anno già stanno collaborando con la nostra testata e già stanno uscendo con dei propri articoli, per cui a me piacerebbe che un domani anche voi riusciate a produrre magari un articolo su articoli che veramente vi interessano, in modo tale da poterli poi condividere con i ragazzi. Niente, io vi ringrazio della vostra disponibilità e vi auguro insomma di arrivare fino in fondo e di trovare questo percorso, percorso formativo molto interessante. Grazie. A fare il suo lavoro, per cui io sostituisco a lui solo per presentarvi Guido Fiorini. Guido Fiorini è
all'interno del giornale di Bento che lo seguono. Quindi, il direttore di un giornale non è solo il direttore di un giornale, specialmente in una città come Grosseto, il direttore di un giornale, soprattutto il giornale più letto, diventa un punto di riferimento per quanto riguarda sia le istituzioni, sia tutto quello che si muove, quindi diciamo tutti gli attori economici, sociali, politici, ruotano tutti intorno a quale relazione. Naturalmente il direttore del giornale è un ruolo centrale in questo. Quindi Guido ci racconterà la sua esperienza e l'abbiamo voluto mettere proprio all'inizio perché ci dà la visione più complessiva di come funziona un giornale, di come funziona una relazione, di modo che poi per gli altri sia più semplice andare su aspetti più specifici. Non dico altro, quindi va bene. Va bene. Allora, da dove si parte? Intanto si parte dal fatto che io non sono un professore, sono un giornalista, per cui ci facciamo una chiacchierata e mi piacerebbe che via via che parlo, se qualcuno ha delle curiosità, perché penso ce l'avrete, facciate delle domande, insomma, usiate per levarvi tutti i dubbi che avete su questo lavoro. Intanto sfaterei un paio di giornalista del Corriere della Sera qualche tempo fa diceva che fare questo lavoro è meglio che lavorare. Non è più così. Tolto 4-5 casi, 10 casi in un giornale, chi lavora in una redazione lavora a livelli pazzeschi. In questo momento si lavora a livelli pazzeschi. Per darvi un'idea, la mia giornata comincia la mattina appena mi sveglio mettendo qualcosa sui social network. Poi vi spiegherò che ora ormai il giornale di carta è interfacciato con quel social network e spesso e volentieri finisco la sera alle 10. Questa è la mia giornata, con qualche piccola pausa, però la giornata è questa. Questo è il primo mito che va sfatato. Pensare di fare questo lavoro per lavorare poco non funziona più così. Questo è il primo mito. Il secondo mito da sfatare è che si lavori di notte. Non funziona più neppure questa cosa qui. Il giornalista ormai finisce alle 9, alle 10. Solo nelle redazioni centrali qualcuno resta di sorveglianza fino a mezzanotte l'una, però il giornale noi 8:30 a 9 lo scriviamo. Poi c'è tutto un meccanismo di sorveglianza per cui se c'è il grosso fatto alle 10, alle 11 la sera, si riapre, si può tornare, però fondamentalmente noi 8:30 a 9, 10 massimo finiamo. Non esiste più il giornalista del film che alle 4 è sempre lì che sta lavorando, non funziona più così. Questo intanto volete dire qualcosa? Sì, proprio dire, sono sempre stata curiosa, il discorso sorveglianza, è un, cioè, avete delle strutture che vi comunicano, siete sul posto, c'è una specie di fax sotto vostro. Vabbè, partiamo da questa cosa qui che è abbastanza bellina, che così vi spiego anche come funziona la giornata. La redazione nostra fa le pagine centrali del giornale, ora l'ho portato purtroppo, non ce l'ho per tutti. Poi si fa questo fascicolo qua, quello che è al centro, che parte dalla prima di Grosseto che arriva allo Sport di Grosseto. Il Tirreno è organizzato con 13 redazioni, per cui a Livorno, nella zona centrale dove viene stampato, si stampa la parte esterna, la scatola, dove ci sono le notizie nazionali che vengono prodotte un po' a Livorno, un po' a Roma. E le singole redazioni producono l'interno, questo facciamo noi. E il primo atto della mattina è il cronista di Lea, che noi abbiamo trovato una donna assatanatissima, cioè che vi giuro non molla nulla, la prima cosa che fa è il giro di Lea. È una cosa molto definita. Sì, fisicamente con il telefono, funziona così, si chiama giro di Lea perché ci sono dei numeri da chiamare. Che sono quelli delle varie forze dell'ordine che sono sul territorio. Anzi, prima di tutto si chiama la centrale del 118, che è quella dell'ambulanza. Purtroppo funziona così, mi rendo conto che è un po' cinico, però funziona così. Si chiama l'ambulanza e si chiede stanotte come è andata e loro sanno di doverci dire o ci dicono quello che è successo, dall'incidente grosso all'incidente piccolo. La stessa cosa lo facciamo con i vigili del fuoco, la polizia stradale, i carabinieri, la polizia, questo è il giro, che è la prima cosa che si fa la mattina e durante il giorno si fa più volte, si fa alle 10, a mezzogiorno, alle 2, alle 4, insomma, si fa regolarmente. Finito il giornale, così ti vengo a rispondere,
verso le 10, quando siamo già a cena per fortuna, se qualcuno esce e fa giro. Se venisse fuori il fatto grosso, sfiga, si lascia la piatta a mezzo, o in uno o due si torna e si fa tornare. Questo succede. Perché questo fascicolo parte, comincia la mattina con un'idea e magari la sera si cambia tutto, perché ci sta che nel corso della giornata succedono fatti che ci impongono di cambiare tutto. Due lunedì fa siamo partiti con un giornale, poi Antigna è finita sott'acqua e si è cambiato completamente il giornale. L'incidente grave che succede la sera, se è veramente grave, parla con qualche morto, rivoluziona completamente l'ordine del giornale. Anche il discorso fotografico, c'è un accordo di immediatezza tra... Noi abbiamo i nostri fotografi. Certo. Abbiamo i nostri fotografi a disposizione, H24 sul territorio, ne abbiamo quattro. Due per la zona nord, uno per Grosseto e uno per la zona sud. Quindi nel caso del fatto grosso, la prima cosa che si fa si chiama il telefono e si dice vai. Si chiama il fotografo e si dice vai. Allora torniamo. Allora io mi ero segnato un po' di cose, però tanto si va a braccio. Allora, tu hai fatto il giornale. Dunque, noi, come ho detto, lavoriamo alla cronaca di Grosseto, per cui noi qui facciamo il giornale della città, della Maremma, per cui da Follonica fino a Capaglio. Abbiamo una struttura centrale qui in redazione con 6 colleghi più o meno, più un paio di impiegati, e poi ci sono tanti collaboratori sul posto, perché il giornale locale, la vera forza del giornale locale è averci persone nei posti, essere capillare e avere possibilità di avere l'informazione da Santa Fiora come da Montieri. Ora non è che abbiamo una persona in tutti i paesi magari, però diciamo che il territorio l'abbiamo abbastanza coperto, abbiamo qualche persona su a Massa e Follonica, qualcuno giù a Orbetello del Cavallo, qualcuno sul Montagnano, che chiaramente anche loro, così come il giro di Nera ci serve per avere le notizie, la mattina se sentono qualcosa o hanno informazioni della loro zona ci chiamano, oppure li chiamiamo noi. Cioè è una rete capillare di informazioni che la mattina arriva e cominciamo a raccogliere. Il primo atto, scusate poca voce, il primo atto della mattina per noi è stabilire la scansione delle pagine, che si chiama in gergo timone. Uno dei primi atti che la redazione fa è fare il timone. Che succede? Che noi abbiamo un fascicolo composto da 16 pagine, queste sono 16 pagine, noi la mattina in autonomia decidiamo quante pagine fare di Grosseto, quante pagine fare di Follonica, quante di Orbetello, quante di sport, quante di cultura e spettacolo. Lo decidiamo tra noi e chiaramente è una decisione che prendiamo in base alle notizie che ci sono la mattina. Quindi il giro di Nera, le prime telefonate, perché mentre la collega di Nera fa il giro di Nera, gli altri colleghi sentono un altro settore. C'è chi segue il sindacato, per esempio, chiama i sindacalisti per sapere la situazione delle vertenze principali di città, dalla Mavro all'Euro di Milano, le vertenze che ci sono. C'è il collega che fa la politica, che magari sa che è il giorno che c'è il consiglio comunale, c'è l'atto importante, oppure sa che in giunta loro stanno approvando qualche cosa di importante. Per cui si comincia la mattina, diciamo tra le 10 e mezzogiorno, sono le ore più calde della giornata per noi per raccogliere le informazioni. Il giornale invece si fa pomeriggio, la mattina si raccoglie. Si mette una serie di informazioni, poi nel mio ufficio si fa una piccola prima riunione in cui ciascuno mi dice c'ho questo, c'ho questo, c'ho questo, si prende un po' d'appunti e in base a quello decidiamo una scansione delle notizie, decidiamo quante pagine fare di ogni settore del giornale. Se avete fatto caso negli ultimi giorni, non so se vi è capitato in mano il giornale, le prime pagine invece di essere di Grosseto come sono sempre, le abbiamo sempre fatte sull'alluvione, ma perché chiaramente è l'argomento principe in questo momento, non avrebbe senso al lettore dargliela dopo altre cose, perché poi le notizie, questo se qualcuno poi vuole fare questo lavoro è particolarmente interessato, la cosa fondamentale delle notizie è dargli una gerarchia. La gerarchia delle notizie consiste nel scegliere la principale, quella di impatto principale, fino alle ultime piccole. E la gerarchia delle notizie ha due scopi. Uno
serve a distribuirle nel giornale. Perché chiaramente lo stesso vale per un giornale nazionale, è la stessa cosa. In prima ci va quella che noi riteniamo la più importante. Però anche all'interno di una pagina fra più notizie si sceglie qual è di apertura e quale invece sta in centro pagina o in fondo alla pagina. È fondamentale anche per dare un minimo di guida al lettore. Un lettore che prende in mano un giornale e trova qua su una notizia di poco conto e magari qua giù in fondo quella importante dice ma chi la fa per loro? Cioè il giornale deve avere un minimo di impatto diverso in base alle notizie. È chiaro poi che la sensibilità della notizia più importante cambia da redazione a redazione, per fortuna non si fa tutti lo stesso giornale, cioè dipende anche dai colleghi, dalle sensibilità, dagli interessi, da tante cose. È chiaro che la notizia grossa è grossa per tutti, però nel giorno che ce n'è tre o quattro abbastanza importanti vi può capitare che un giornale ci abbia una posta di apertura in prima pagina e un giornale ci abbia altro. Se guardate le locandine accanto alle edicole, talvolta se c'è il morto tutti e tre aprono, muore, sempre. Però il giorno che non c'è la notizia importante può darsi che un giornale punti su una cosa e un giornale punti su un'altra cosa. Questa è la sensibilità della redazione, che dipende da tantissimi fattori. Durante il giorno però questo timone che ho detto si può cambiare, come ho spiegato prima, può capitare che succeda il fatto grosso è che la notizia che abbiamo messo in prima pagina slitta, salta qualcosa che magari è meno importante e in prima pagina ci fa un fatto grosso. In questo caso durante il giorno può capitare una, due, tre, quattro volte, quindi capita di dover ripartire da capo, dover riorganizzare tutto, dover cambiare pagine. E qui che vi dico che il lavoro nostro in realtà nel corso della giornata è molto lungo, perché pensi di aver finito alle 7 e alle 7 riparti da capo. E forse è anche bello questo lavoro, credo sia bello questo lavoro, perché ti dà un'adrenalina che ti fa innamorare di questo lavoro. Ieri sera è venuta a trovarmi qua perché era per la linea, una mia amica, una ex collega che ora lavora, fa l'inviata nei luoghi di guerra, è tornata da Libano ancora recentemente, e io gli ho chiesto ma non ti fa paura, perché lei insomma gli hanno sparato, è successo di tutto, e dice sì, ho una paura bestiale, però dice sono tornata ora e già appunto dove di quando le parte, perché credo che dia qualche cosa, cioè chi fa questo lavoro andare a trovarsi in una situazione del genere, essere il primo che dà le informazioni, dà una bella soddisfazione. Credo che sia una cosa che fa innamorare tanto di questo lavoro. Io cominciando con lo sport, per quello che ho cominciato in tutt'altro modo e tanto tempo fa, quando si faceva in tutt'altro modo. Ora questo mestiere è molto cambiato, si interfaccia molto con internet, si interfaccia molto con i social network, non è più solo carta. Quando ho cominciato io, e cominciano ad essere a 20 anni, il giornale era solo carta. Quindi noi si cominciava anche più tardi, perché non aveva senso andare in redazione alle 9 della mattina, quando poi il prodotto doveva comunque essere dato in mano alle persone solo il giorno dopo. Si preferiva attendere a chiudere tardi, il più possibile, allora sì che si chiudeva più tardi, e si cominciava tardi. Ora invece il giornale si interfaccia in modo costante con il sito internet del giornale. È un equilibrio che nessun giornale in questo momento ha ancora trovato, nel senso che il sito internet dovrebbe essere un traino per il giornale e il giornale dovrebbe essere un traino per il sito internet. In realtà dal New York Times a Repubblica i due mondi continuano a vivere su due binari abbastanza separati. Io credo che sia inevitabile che sia così, perché noi ci siamo dovuti convertire da giornalisti che pensano al domani
tempo lui si lavorava sempre e soltanto per il giorno dopo, a giornalisti più televisivi da un certo punto di vista, che pensano al subito, che devono fare le dirette su Twitter. Noi ormai facciamo questo, abbiamo sempre questa appendice in mano. Il cellulare per me non si stacca mai dalla mano, non riesco proprio a staccarlo, perché sono continuamente a fare Twitter, cioè a fare, perché servono a attirare l'attenzione del navigatore, di quello. Io credo che tutti voi o quasi abbiate quasi sempre Facebook aperto, quasi, anche se non si può, ma anche negli uffici più grandi di Facebook c'è sempre, o Twitter, o quantomeno i siti internet. Il nostro sito internet ha un picco di lettori, ma proprio un picco pazzesco, tra l'una e le due e mezzo, perché è l'ora che negli uffici si fa la pausa, la gente si mangia a panino e va a vedere le nostre notizie e trova fondamentalmente quasi tutto quello che poi la mattina dopo ritroverà sulla carta. Per cui questo equilibrio è difficile, il sito internet cannibalizza un po' la carta, ma non ne possiamo fare a meno. Per esempio, molta difficoltà, vivendo in immagini, molta difficoltà dover andare a cercare l'articolo del giornale, la prima finestra, la prima finestra, eccetera, e ho difficoltà a reperire le notizie del giorno su internet. Su internet. Cioè, o ti appare una pagina, esattamente come quella del giornale, dai un attimo, allora hai l'utilità, però un po' la utilizza, un po' basta la difficoltà che ti rimandano a vedere una pagina. E questo non so quanti ce ne sono per me, ci fa contento. Sì, a volte i siti sono davvero complicati, vedono le chiami, vedono link, sono davvero complicati, è vero. Noi abbiamo la possibilità, e lo facciamo moltissimo, di promuovere il singolo articolo sui social network. Come funziona? Noi facciamo il link, il collegamento alla pagina dell'articolo specifico e lo lanciamo sia su Twitter che su Facebook. Per cui chi va su Twitter e su Facebook clicca sul link e gli si apre direttamente quell'articolo. Però lo facciamo per ogni singolo articolo e non per tutti. Per cui vi ripeto, questo equilibrio non l'hanno trovato neppure al New York Times. Il New York Times, che è stato il primo giornale, uno dei primi giornali ad andare su internet, al momento non ha ancora trovato. L'editore del New York Times continua a dire che tra 10 anni i giornali di carta non esisteranno più. In realtà però lo continua a dire, però lo continua a fare anche i giornali di carta, perché continua a essere un giornaletto da 1,5 milioni di copie, per cui noi ne vendiamo 80.000, insomma, tanto per tanti di dietro. E tra l'altro c'è pochissima propensione a pagare su internet, cioè chi è su internet di per sé stesso si aspetta che i contenuti siano gratis, perché è un po' una contraddizione in termini, purtroppo, far pagare il contenuto su internet. Però al momento la pubblicità, la raccolta pubblicitaria dei siti internet non riesce ancora a raggiungere i livelli che raggiunge la pubblicità sulla carta. Per farvi capire, su 100 euro di ricavi di un giornale, perché poi il giornale deve vivere, il nostro è una SDA, siamo nel Gruppo Espresso, per cui il giornale deve vivere, su 100 euro di ricavi le vendite sono 40%, la pubblicità è il 60%. Capite bene che se il giornale perde tutta questa roba qua, è in forte difficoltà, e le aziende, tolte alcune, non hanno ancora capito che il mercato pubblicitario su internet porta tantissimi contatti, porta forse più della carta e forse a un pubblico completamente diverso dalla carta. Perché io vedo che soprattutto i ragazzi giovani sulla carta hanno fatica. I ragazzi giovani la notizia la cercano, la vogliono, però la vanno a cercare prima di tutto su. È il primo punto di riferimento dove c'è anche tante stupidaggini. Però poi se Facebook riporta con il link al sito del Tirreno, a quel punto l'autorevolezza della testata gli fa credere nella notizia che è fatta in un
certo modo, che c'ha dietro un lavoro giornalistico, per cui a quel punto il giovane è portato sul sito e a quel punto l'efficacia della pubblicità ti va ad un mercato completamente diverso che è quello che è invece quello del giornale di Italia. Allora, chiudo un attimo su questo argomento e vi rincomincio un po' a raccontare la nostra giornata. Come vi ho detto, dalle 10 fino a mezzogiorno noi facciamo questa raccolta di dati dei vari settori: nera, bianca, che sarebbe la politica, la sindacale, sport e cultura. Questi sono più o meno gli argomenti. Giudiziaria, che però è nera anche quella. Nel primo pomeriggio parte il lavoro vero e noi la riunione nel mio ufficio la facciamo tra le 2:30 e le 3. Tutti intorno, con un tavolo, ci mettiamo lì con un fogliato, non è che abbiamo grandi mezzi tecnologici, in quel momento si deve soprattutto pensare. E tra le varie notizie si propone qual è per tutti la principale. A quel punto il giornale comincia a prendere corpo, cominciamo a decidere cosa va in prima, cosa in seconda, cosa in terza. Facciamo quindi nel timone, facciamo la scansione delle notizie. 9 volte su 10 siamo fondamentalmente tutti d'accordo, perché poi ormai la valutazione delle notizie la facciamo tutti più o meno allo stesso modo. Capita delle giornate che capita anche un po' di discutere, ma in modo molto, molto costruttivo. Ti dici a me piace questo, a me piace questo, ma se sapesse con questo, e dura una buona oretta. Che è il momento fondamentale del giornale. Nel momento in cui sappiamo cosa va in ogni singola pagina, a quel punto comincia il lavoro manuale, a quel punto si comincia a costruire le pagine, si comincia a scrivere, si comincia a chiamare i corrispondenti delle varie zone per dirgli mi fai 30 righe, 40, 50, 20, diamo le misure a tutte, a quel punto il giornale si comincia graficamente. E questo è il lavoro che va avanti dalle 4 fino a, diciamo, le 8, le 9. Quando poi le pagine cominciano ad essere completate e i singoli redattori mi dicono a me, anche se poi io ho il quadro completo sul mio computer, vedo tutto, mi cominciano a dire io ho finito la prosecco 4, allora io la controllo, dico un'occhiata, vedo che vada bene e la licenzio per la sede centrale, dove c'è un secondo controllo, c'è un capo redattore centrale che si guarda tutte le pagine del giornale. È un pazzo, perché diventa letteralmente matto, ve lo dico. Perché questo giornale che oggi è uscito, vi dico a 40, dunque sono 28 più 16, 44 pagine, in realtà di pagine ne produce quasi 200, perché quelle centrali cambiano. Tutta la parte centrale, Grosseto, però dovete fare 16 per 13 perché ogni redazione fa le sue 16 pagine. Noi abbiamo redazioni non in tutta la Toscana, però noi ne abbiamo tanti, perché le abbiamo a Massa, a Viareggio, a Lucca, Pistoia, Montecatini, Empoli, Montedera, Pisa, Cecina, Piombino, Grosseto, insomma abbiamo un sacco di redazioni. Ogni redazione fa questo lavoro qui. Per cui le pagine vengono prodotte e il capo redattore centrale se ne guarda tutte. E io non so come faccia, degli occhi pazzeschi. Io credo che dopo la 30esima o 40esima pagina pazzerei. Invece lui mi chiama e mi dice, canta la virgola, ci manca lo spazio. Io non ti ho visto, non ti preoccupare, vai a vedere e mi mette a cantare la virgola, ci manca lo spazio. Si accorge di queste cose qui. O magari ti chiama perché la fotografia a suo avviso è troppo forte, allora se ne discute, faccio un esempio, l'incidente grave, a volte ci sono foto, a noi arriva 100 foto, se ne sceglie una, ce ne sono a volte alcune che non ha senso pubblicarle, se magari si pubblica la foto che è un po' troppo forte, lui ti chiama e si comincia anche a discutere, che ne pensi, sentiamo il direttore, perché la costruzione del giornale è comunque una cosa condivisa tra tante persone. È un prodotto collettivo molto più di quanto si pensi. Il singolo articolo è proprietà intellettuale di chi lo scrive. Però la costruzione del giornale è collettiva. Nessuno di noi se la prende a male se il collega ti
dice hai scritto tra virgolette una cazzata, te lo dice perché secondo lui l'hai scritta davvero, a quel punto sarebbe stupido. Cioè, il bello del giornale è anche avere questo rapporto con gli altri colleghi in modo da fare un prodotto fatto tutti insieme, condiviso tutti insieme. E lo stesso con la direzione centrale a Livorno, che legge tutto o quasi, o controlla tutto, c'è proprio un meccanismo di controllo. Per cui prima che la lastra venga fatta per andare in tipografia, la singola pagina viene vista da almeno 4-5 persone. Per cui se ci trovate il refuso, la parola sbagliata, vuol dire che siamo 4-5 stupidi, perché se ci trovate la parola scritta male o la foto sbagliata, vuol dire non che chi l'ha messa sbagliata, ma che ha sbagliato lui e quattro loro. Purtroppo succede, perché sono successe cose in questo giornale che non ho immaginato. Si è messo un trans al posto di un sindaco, insomma, sono uscite, vi garantisco che sono uscite cose pazzesche. Una volta in una redazione, perché poi ci vengono a mente per questa aneddoti bellini, un giornalista un po' burlone portarono la locandina del circo, e c'era quegli elefanti che si impennano, una donnina sopra con le pupone sopra questo, e lui per divertirsi ritagliò la testa del vice sindaco e la appiccicò al posto della donnina con le pupone. Successe che quella mattina il circo chiamò l'agenzia di pubblicità e gli disse: voglio fare la pubblicità sul circo. Quella dell'agenzia di pubblicità ci voleva un'immagine, vedete, l'ha presa la bandiera e l'ha cantò sul giornale. E il giorno dopo uscì circo col vice sindaco e le pupone. Furono attimi non bellissimi. Non posso garantire che si infuriò. È uscita, cosa è successo? Successe che il vice sindaco si è arrabbiato, fece una querela al giornale giustamente, prese un po' di soldi, ma non successa così, non successa di storia. Però ecco, a 15 anni di distanza, ancora quando lo incontro mi dice: ma ti ricordi tutti i testi sui elefanti? Meno male. Però queste cose fanno, nei giornali queste cose purtroppo succedono. Grosseto, che vi introduco un altro argomentino, è la prima edizione del giornale. Che vuol dire? Dovendo stampare varie cronache, il meccanismo di stampa è, si mettono le lastre nella rotativa e la prima cronaca che viene stampata è così. Per cui noi siamo quelli che abbiamo la chiusura prima di tutti, noi l'ultimo, il time limit per scrivere è 11:30. Quando gioca il Grosseto in notturna siamo dei disgraziati, perché noi si lavora come dei pazzi, perché abbiamo tipo 20 minuti, mezz'ora. Qualche volta ci concedono un quarto d'ora a più con il tipografo che mi chiama: abbandona, si mette in moto, perché purtroppo funziona così. Noi stampiamo all'11:30 un quarto a mezzanotte. Poi via via vengono stampate le varie edizioni. E l'ultima che viene stampata è chiaramente quella della sede centrale di Livorno, che viene stampata intorno alle 2. Per cui per stampare tutto il giornale, circa 100.000 copie stampate, si parte da quarta a mezzanotte fino alle 2. Però ci sono tante pause perché in quel momento vengono cambiate le lastre. Il giornale ormai si fa tutto, un tempo si faceva con il piombo, ormai il piombo è roba, se Dio vuole, abbastanza dimenticata. Tempo ogni singola pagina era una lastra a pari che poi veniva trasformata in una lastra che si poteva mettere tonda sulla rotativa, era fatta una specie di sughero che si chiamava flano, però si partiva dal piombo fuso. Io quando ho cominciato io ancora si faceva il giornale con il piombo fuso. Ora non esiste più questa cosa qui, si fa tutto con il computer. Dal nostro computer esce una pagina in PDF completa, da quella per un meccanismo chimico si va a questa lastra
di metallo, che per darvi un'idea assomiglia un pochino alla superficie del timbro, non so se avete mente, il timbro. Vengono fatte pagine con questa piccola gomma che viene, ci passa sull'inchiostro e poi dopo stampa il giornale. Però per stampare le 8.000 copie di Grosseto la rotativa ci mette 12-13 minuti, per cui insomma è una macchina che va abbastanza forte. Io te la lancio là, però è da verificare, Organizzandosi bene, ad anno prossimo si potrebbe fare una zingarata a Livorno e andare a vedere stampare. Questa potrebbe essere una cosa bellina. L'unico problema è che non l'accendono per noi, per cui ci bisogna andarci a mezzanotte. Cioè, si parte da qui, si va a cena, a mangiare la pizza di Livorno e poi appena cominciano, questo potrebbe essere una cosa, perché è un'esperienza veramente bella. Vedete questa macchina gigantesca di lì. La stampata c'è soltanto a Livorno? Noi stampiamo soltanto a Livorno, tutto Livorno. Sì, noi abbiamo uno stabilimento in zona industriale dove c'è questa gigantesca rotativa che è una macchina alta 8 metri, lunga 20, per cui è una macchinona gigante, dove stampiamo tutto il Tirreno e stampiamo Repubblica per la Toscana. Poi da lì partono i furgoncini, appena le copie sono pronte vengono impacchettate, vengono fatti singoli pacchetti per le varie zone e i furgoncini partono per la consegna. Noi arriviamo alla distribuzione, qui a Grosseto ci arriviamo alle 5 della mattina. Il nostro furgoncino arriva a scarica giornali e poi c'è una distribuzione locale che invece con i furgoncini porta i giornali alle singole edicole. Questo è più o meno il meccanismo. Noi lo facciamo per il Tirreno e per Repubblica. Quasi tutti i giornali hanno una sola, quelli locali. Quelli grandi hanno, come Repubblica stampano da noi, più o meno un centro stampa per regione. Perché poi se no i tempi di consegna fisica diventerebbero troppo lunghi. Mi sembra che il Corriere della Sera ce l'abbia a Firenze, insomma ce l'hanno più o meno tutti i giornali hanno un centro stampa in ogni regione. Oh, allora, andiamo avanti. Ma di dove parlare? C'è un argomento che prima che tu mi avevi detto. No, c'era anche il rapporto. Ah, il rapporto con la pubblica amministrazione, cioè, io parlo. Ma non solo, con tutto quello che riguarda la città. Ma io chiamo, poi se c'è le domande, insomma, sto parlando a ruota libera. Allora, come si fa il giornale davvero? Perché ora io vorrei raccontare tutta la parte istituzionale, cioè tutta la parte che insegna la scuola. Il cielo di nera, le telefonatine, in realtà il giornale si fa fondamentalmente con i buoni rapporti con la città e con la gente. Perché se il giornale fosse frutto solo delle telefonate fatte in base allo scadenzario nostro, giro di ghiera e tutto il resto, la mattina vedresti il re, la nazione per il quale non muore. Invece se Dio vuole, non è così. Il re, la nazione per il quale non muore, siamo in tre modi diversi, ma abbondantemente diversi, spesso con notizie che qualcuno sa e qualcun altro no. La notizia grossa, se ce l'ha soltanto un giornale, il gergo si dice ha dato un buco a tutti gli altri. Proprio il termine tecnico usato da sempre, perché in sostanza vuol dire io la notizia ce l'ho e te al suo posto c'è nulla, c'è un buco, per cui si dice dare un buco. E è la cosa che tutti i giornalisti sognano in qualunque settore, riuscire ad avere una notizia più del collega. Si cerca di dare gli inviati dei grandi giornali, dalle televisioni. Io ho visto delle cose qua nel periodo della Concordia, ho visto fare delle cose agli inviati della televisione, io con i rapporti che ho io con la città mi vergognerei. Però le fanno perché tanto sono qui un muto, devono prendere notizie cotte e mangiate, ve ne racconto una perché merita, è bellina per capire proprio la televisione che arriva qui da Milano, da Roma, che non gli frega niente di Grosseto, di rapporti, ma deve solo avere la notizia prima. Allora, il primo giorno, il secondo giorno successivo alla nave, quindi domenica 15,
ufficiale che si era rotto la, la gamba, che poi ha fatto le interviste, che ha detto che lui era un grande eroe, era una nulla, però guarda, è un grande eroe. Lo portavano dal Giglio all'ospedale a Grosseto con le ricovero. Chiaramente si venne tutti a, a sapere la detta stampa dell'ASL, che a mio avviso è probabilmente la migliore detta stampa che c'è qui in provincia, ma ve lo dico, so se la, se, 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 se la conosci Mina, Mina è assolutamente bravissima. Seppe che noi sapevamo, è un giro di parole ma rende bene l'idea, e disse: ve lo organizzo io, non fate casino, perché questo è uno con la gamba rotta, che sta male, che è stato sott'acqua, non è un... Per cui ci organizzò all'eliporto, cioè la rete ci disse: state dietro alla rete, quando arriva le fate le foto, tutto quello che vi pare, poi più tardi nel pomeriggio, se stampo meglio, vi organizzo io 2 minuti per farvi dire sto bene, sto male, organizzo tutto. E che cosa arriva? Per venire, ci si piazza lì, c'era canale 5, c'era rete 4, tutte quelle telecamere. Allora, come lo scesero e lo cominciarono a mettere, gli inviati erano dentro l'ambulanza, salirono fisicamente nell'ambulanza ad aspettarlo, con questa che gli tirava in piedi, non gli importava niente. Cioè montarono nell'ambulanza, che gli montava sul lettino, gli infilava il microfono in bocca, delle cose pazzesche. E disse: vabbè, sei sicuro, se è così, è chiaro che questa cosa la puoi, non la dovresti fare, perché è vergognoso, però la puoi fare solo se un posto c'è lì la domenica, quindi vai, vai via. Se io faccio una cosa del genere, poi il giorno dopo con l'ASL i rapporti miei sono finiti, cioè non mi danno più una notizia per 2 anni. È chiaro che il rapporto con la città deve essere fondamentalmente corretto, cioè deve essere stretto, perché poi io, se voglio avere una notizia in anteprima, voglio che Luca Cercarelli la mattina, il giorno prima del comunicato stampa, mi chiami e mi dico: Milino, io oggi con questo, il comunicato esce domani, perché con lui siamo amici, perché il rapporto, il giornale si fa così. Il giornalismo vero si fa costruendo i rapporti con le persone, si fa in modo che la gente si fidi di te. Se uno sa che ti dà una notizia e te la scrivi in modo corretto, la volta dopo te la ridà. Se te una volta puoi tirare in tasca una persona, poi è finito, cioè i rapporti in una redazione locale, soprattutto i rapporti con una città, devono essere corretti, devono essere stretti, molto molto stretti, ma corretti. E quando c'hai rapporti corretti, ti puoi permettere anche di scrivere le cose che non piacciono. Ciccarelli l'abbiamo massacrato recentemente, ha fatto 3 o 4 cazzate di seguito, però noi l'abbiamo massacrato, perché fondamentalmente il rapporto è buono, per cui sa che se io scrivo che lui ha fatto una stupidaggine, poi mi chiama, dà la sua versione, se ne parla, si aggiusta il tiro, però la notizia la diamo, e quando c'è un rapporto corretto noi la notizia la diamo, assolutamente, perché il ruolo del giornale locale è questo, è dare tutte le notizie si danno, una delle regole chiare è che quando la notizia ce l'hai la dai, sempre, anche perché poi il mondo ormai è cambiato. Allora, 15 anni fa o 20 anni fa, i 2 giornali locali o i 3 giornali locali potevano accordarsi per rinviare una notizia al giorno dopo, si faceva. Capitava che si era lavorato tutto il giorno fino alle 10, alle 10 succede il fatto che magari ci vuole un'altra ora per verificarlo, perché prima di scrivere le verifiche vanno fatte, non è che puoi scrivere sulla prima chiacchiera, sul sentito di dire, bisogna fare delle verifiche. Ci si telefonava tra tanti redattori, oh, si manda domani, ci si lavora con calma, sì, era sempre sì, perché dopo 12 ore di lavoro, mentre stavi a fare il giornale, si poteva fare. Ora non si fa più, non esiste più, perché una notizia come esce nel giro di 1/4 ora la trovate, ma perché qualcuno ha fatto la foto col cellulare e l'ha messa su Facebook, perché qualcuno ha fatto un tweet, perché ormai il meccanismo dell'informazione è una macchina, una ruota che quando parte non la fermi più. A me a volte mi capita ancora, purtroppo,
qualche avvocato che magari mi chiama la mattina e dice oh, stamattina c'è il processo del mio cliente, però se non tu gli metti il nome gli fanno cioè, ma te sei convinto che questa cosa se lo dici a me non esce? Ho detto te aspetta che finisca il processo e poi tu vai sul Giungo, sul Grosseto News, su tutti questi siti online che chiaramente, giustamente, la notizia la danno subito. Per cui tenete presente che ormai al giorno d'oggi quando una notizia esce entra in circolo, subito. Ed è per questo che un giornale locale come il nostro, che è vissuto per tantissimi anni di carta, ha dovuto per forza spostarsi anche sul web, con il proprio sito, e spostarsi sul web con i social network. Il nostro sito ci leva lettori di carta, perché ce li leva, non c'è nulla da fare. Se la stessa notizia la dai su internet il giorno dopo sulla carta, tanta gente l'ha già letta. Però non è che se non la dai la gente non la trova, non la trova su Tirreno.it, ma la trova su Giungo, la trova su Presidio News, la trova sugli altri siti. Per cui il valore aggiunto che dà il Tirreno è l'autorevolezza della testata. Questo lo dà, ti dà comunque una fidelizzazione del lettore che poi magari il giorno dopo sul giornale va a cercare qualcos'altro. Questo ci ha cambiato, ci ha cambiato anche il modo di scrivere, tantissimo. Perché parto sempre dalla cronaca nera, che poi è la cosa che rende più l'idea. Fino a tanti anni fa, quando ancora il sito internet e internet non esistevano o esistevano in modo molto marginale, se c'era l'incidente mortale, te nelle prime 10 righe davi la notizia, dicevi le 5 più doppio dell'inglese, che sono le regole del dove, cosa, chi, come, quando, sono le 5 puntate dell'inglese, te le mettevi nelle prime 10 righe, dicevi dove era successo l'incidente, chi era il morto, che ora, come era successo, questo era il giornalismo che era fino a qualche anno fa, davi la notizia, cioè partivi dal punto di vista che chi comprava il giornale non sapeva nulla di che era successo. Ora purtroppo, perché sono cambiate le cose, il modo di scrivere è cambiato, perché quando la mattina comprate il giornale tutti già sapete, o quasi, che cosa è successo. Per cui il pezzo deve essere più un articolo a ripresa, si dice proprio, un articolo d'approfondimento, un articolo che dia degli elementi in più rispetto a cosa è già dato su internet. Deve essere un articolo che già vada scavare sulle cause, cioè deve essere un articolo costruito in modo molto diverso. Per cui chi fa la cronaca nera lavora due volte in due modi diversi. Lavora subito per il sito con la notizia immediata e il giorno dopo con l'approfondimento sul giornale. È stato un lavoro più complicato, più faticoso e forse anche più bello, perché ci impone di guardare subito avanti e non più di fare come prima, che ci avevamo questo intervallo, questo cuscinetto di tempo tranquillo, per cui dalla notizia alla mattina dopo avremo tempo di riflettere, di lavorare, di cambiare il pezzo. Ormai no, la notizia la dai subito e il giorno dopo approfondisci. È cambiato anche moltissimo nella cronaca locale il modo di lavorare. Stai chiedendo qualcosa? No, mi domandavo, ad esempio, quando parli di correttezza, no? Ora nel caso che parlavi di Ceccarelli di massacrare, cioè lo screzio, a volte un giornalista per fare lo scritto per buttare insomma cenere di più, no? E tende ad aumentare questi screzzetti che ci possono essere, cioè per dimenticare la notizia, però per fare più popolare, è lì che subentra l'incorrettezza del giornalista. Non so se mi sono spiegata. Sì, io credo che dare la notizia, se te dai una notizia che non piace, ma in modo corretto già basta, cioè non so se questo è l'idea, cioè non ci devi mettere il carico sopra, se dai una notizia che non piace, solo il fatto di farla uscire basta a creare dei momenti di tensione, però lo sanno che è così, sanno che i giornali lavorano per dare le notizie.
che tra l'altro ci sono dei meccanismi di trasparenza della pubblica amministrazione tali che ormai è difficile anche tenere una notizia sotto banco. La legge impone di pubblicare all'albo di internet tutte le delibere e tutte le delibere del comune. Se la giunta prende una decisione alle 7, la mattina dopo su internet c'è. Per cui anche questo è un punto che noi seguiamo moltissimo. Gli albi online per noi sono una fonte di notizia pazzesca, perché il comune ce l'ha, la provincia ce l'ha, l'ASL ce l'ha, la provincia ce l'ha, per cui ogni ente è tenuto per legge, non per scelta, per legge a mettere online tutti i propri atti. È chiaro che poi l'atto è una cosa molto burocratica, scritta spesso in una lingua comprensibile, roba che la capiscono solo loro, però il giornalista a quel punto se lo prende, lo traduce in italiano per voi e poi va a parlare con le persone interessate a chiedere perché avete fatto questo, perché avete fatto questo, perché avete fatto questo. Questo è il lavoro del giornalista locale. E per farlo devi avere rapporti buoni con le persone, con l'amministrazione, con la città, ma non solo con gli amministratori. I rapporti buoni devono essere con la gente. Cioè per me, mi diceva lui, l'avete fatto gratis, chi se ne frega? Cioè a me fa piacere essere qui, perché poi magari un giorno mi viene una cosa, dico, ah, chiama Fiorini, che magari gli può interessare, perché i rapporti si costruiscono in questo modo con la città. Il giornale deve essere un tredunione, un collegamento tra la gente, tra le cose che accadono e la gente. Vi faccio un altro esempio che ha fatto un po' arrabbiare il nostro sindaco. Nel momento dell'alluvione, qualche giorno fa, il lunedì notte tra 12 e 13 di novembre, Grosseto ha rischiato concretamente un altro 66, ma l'ha rischiato veramente in modo concreto, perché l'ombrone era arrivato a livelli di guardia, era al Berrettino, che sarebbe in fondo a via De Vargoli, dove c'è il commerciale, lì c'è un idrometro, era arrivato a 8,16 m, che è un livello quasi come nel 66, e a Ischia si era a 7,87, 7,89, cioè livelli pazzeschi. E purtroppo, se ne sono accorti dopo, perché non si poteva vedere, c'era l'acqua, alla Steccaia l'acqua stava mangiando l'aria. Tanto che in quel momento il prefetto e la sala di protezione civile aveva preparato una specie di piano di evacuazione, cioè si pensava di spostare quantomeno chi vive ai piani bassi, perché purtroppo sotto l'argine, in base a piani regolatori che loro non c'entrano, roba degli anni 70, sotto l'argine non si è costruito, non so, magari ci sta anche qualcuno di voi, si è costruito tantissimo sotto l'argine. E questa cosa io sono venuto a saperla la mattina del martedì e l'ho subito scritta. Il sindaco, se non tardinello, dice: Guido, fai un allarme che non è il caso. Ho fatto, guarda, io credo invece che è bene che la gente sappia che cosa ha rischiato, perché se lo sa, quantomeno c'è una pressione della città a mettere in sicurezza. A quel punto lui, vabbè, si è convinto, mi ha portato a fare un giro a vedere i lavori che stanno facendo e mi ha spiegato che ci sono dei problemi strutturali grossi per il fiume. Però si è creato un dibattito abbastanza interessante, sono usciti parecchi articoli e ora sembra che in base a questi articoli la regione abbia deciso o stia decidendo di cambiare la classificazione del fiume. Cioè finora il fiume è considerato purtroppo a basso rischio. E essendo considerato purtroppo, ripeto, a basso rischio, gli interventi sono in carico al comune, cioè i singoli comuni devono intervenire sull'argine per la propria zona di competenza. Se viene portata la classificazione superiore e diventa ad alto rischio, a quel punto l'intervento è complessivo della regione su tutto il fiume, per cui consente di ragionare in modo diverso e consente di metterlo finalmente in sicurezza, perché c'è un problema strutturale. Se volete ve lo spiego in 30 secondi se vi interessa. Ma
strutturale dell'ombrone. Il problema strutturale dell'ombrone è sono le costruzioni che sono state fatte. La golena, che sarebbe quell'area in cui l'acqua riesce ad espandersi dal primo argine, che è quello del letto del fiume, cioè gli argini intorno al letto del fiume, c'è un secondo argine che comincia praticamente alla steccaia sotto Istia, c'è un secondo argine che consente al fiume di uscire, quindi l'acqua si espande su un territorio molto vasto. Quando vedete dal ponte Mussolini che è tutto allagato, quello vuol dire che il fiume è in golena, passa dal primo argine al secondo argine. Chiaramente dopo il secondo argine c'è la città. La golena dell'Ombrone è 6 km di larghezza da Istia fino al Berrettino, quindi il fiume da 100 metri di larghezza si può estendere fino a 6 km, per cui immaginatevi la massa d'acqua, insomma, stanno tutti qui, per cui l'avete visto come. Purtroppo il piano regolatore ha fatto costruire case nella zona della cittadella, per capirsi, per cui in quel punto lì la golena fa una curva e al ponte Mussolini diventa 800 metri. Succede che 6 km d'acqua si devono stringere in 800 metri. Per cui immaginatevi l'effetto imbuto: aumenta la velocità della corrente e aumenta l'altezza dell'acqua. È normale, insomma, 6 km d'acqua che si stringano in 800 metri. In quel punto lì l'argine è stato più volte rinforzato, più volte alzato, però è comunque un argine che riceve una pressione pazzesca da parte dell'acqua. Questo è un problema strutturale di Grosseto. Non ci sono più spazi per allargare questa area di espansione dell'acqua, per cui la possibilità è farne altre a monte sugli affluenti. Gli affluenti però non sono nel comune di Grosseto, per cui serve un intervento regionale che decida di farlo. Il comune di Grosseto non può fare una cassa di espansione in un comune senese, perché l'Orcia ha tutta troppa acqua nel Ombrone, perché poi la causa dell'alluvione sono i fiumi che vengono da Siena, sono l'Orcia, sono il Farno, le Merze, sono questi che sono. Per cui il fatto di aver scritto questi articoli, di aver creato un movimento di interesse sul fatto che l'Ombrone poteva venire fuori, sta spingendo la regione a cambiare la classificazione. Per cui serve a volte fare cose che non piacciono ai politici, serve perché crea un interesse su una cosa che altrimenti, se no, come l'acqua torna giù, tutti ce ne scordiamo. Mi scusi, prego. Quando danno i permessi per costruire, cioè non fanno queste valutazioni? Le dovrebbero fare. Allora, così faccio un cazzo a cercare più del normale. Allora, gli strumenti urbanistici di costruzione sono fondamentalmente due. Ora, noi giornalisti siamo tuttologi, magari sbaglio qualcosa, perché siamo costretti purtroppo a interessarci di tutto, dalla cultura alla cucina agli strumenti urbanistici, per cui magari qualche cosa la sbaglio, però a grandi linee c'è il piano regolatore, che è la pianificazione principe del territorio, dentro il quale il regolamento urbanistico dà più o meno le regole più piccole per la costruzione. Il piano regolatore nostro, se non mi sbaglio, è del 2006. Sì, ora si chiama piano strutturale, perché la prima si chiamava piano regolatore. Però per alcune zone va ancora quello fatto dall'architetto Samonà nel 71, nel 1971, che nonostante fosse 5 anni dopo la grande alluvione, era un momento di grande espansione della città, probabilmente non c'erano ancora gli strumenti tecnologici o gli strumenti di analisi del territorio per capire, dette la possibilità di costruire in alcune zone che vanno sott'acqua, che rischiano di andare sott'acqua. Tutta la zona del centro commerciale, per esempio, tutta la zona del centro commerciale, se l'Ombrone va fuori davvero, va sott'acqua. Mezza città va sott'acqua, ma questo perché tutta Grosseto è strappata all'acqua. Non ci dimentichiamo che qui c'era il mare. Cioè, ormai l'uomo costruisce spesso dove prima c'era l'acqua.
Poi piano piano la piana è diventata una palude che si è riempita, c'è stato un po' costruito lo seco, per cui è chiaro che questa è zona soggetta, è la zona dove c'è l'acqua, per cui l'acqua bene o male poi cerca sempre di tornare dove sta. Però il problema è che gli strumenti hanno consentito di ricostruire lì e il piano, il regolamento urbanistico nuovo, nonostante loro dicano che ci lavorano, in realtà che punto serve? Se ne fai 10 secondi a massimo. È a rafforzare quello che dici. Cioè in realtà, come spesso succede, nel tempo si alternano varie scuole di pensiero. La scuola di pensiero dominante, ma in realtà dal dopoguerra ad oggi, è che le città devono espandersi. Si espandono, si costruisce. Fortunatamente da qualche anno a questa parte è un po' cambiata la scuola di pensiero, cioè si dice ma si costruisce perché? In realtà poi si potrebbe arrivare, per questo siamo ancora lontanissimi da questo, ma si potrebbe arrivare all'assurdo, come succede in molti presenti capitali europee, per cui l'espansione continua e si arriva al paradosso, c'è un centro storico degradato e un'espansione enorme delle periferie. Allora, il tentativo è stato fatto dalla regione, e che anche il comune la sta iniziando a ragionare in questi termini, che la nostra urbanistica andrà in quella direzione, è di dire limitiamo l'espansione e iniziamo il recupero. E sì, questo ragionamento faceva Guido sul fatto che le zone naturalmente a rischio idrogeologico devono essere salvaguardate, nel senso non ci va costruito sopra il ordinamento sano. È un ragionamento che purtroppo è entrato nel pensiero corrente, anche dei tecnici, solo da qualche anno. Quindi qual è il problema? Basta pensare che non più di un anno fa la regione ha fatto il ragionamento sulle zone a rischio idraulico e si è alzato un polverone. Perché dicevano, no, così ci impedite di fare lo sviluppo, la crescita, l'economia. In realtà era un ragionamento sano delle zone a rischio idraulico, perché diceva esattamente quello che diceva qui, perché attenzione, qui c'è un pericolo evidente. Quindi questo ragionamento di andare, uno, a recuperare gli edifici esistenti piuttosto che costruire in maniera discriminata, e due, fare il discorso di rischio idrogeologico in Italia è evidente, ma che sempre dopo arriva, no? Il ragionamento politico e anche tecnico arriva sempre in ritardo. Io spero che queste disgrazie che succedono, questi ragionamenti della regione messi in piedi siano la strada per cui si ripensa l'espansione indiscriminata come invece è stata la scuola di pensiero negli anni 60, 70 e in parte anni 80. Questo è il problema. Sì, infatti così succederà la tragedia, cioè. No, questa è una cosa, però dice assolutamente bene una, che se c'è una cosa positiva nelle tragedie è probabilmente solo il fatto che poi ti aiutano a capire cosa può succedere. A volte basterebbe anche guardare ai nomi dei posti per capire. All'Isola d'Elba, dove ci fu l'anno scorso un'alluvione ammoniata in campo disastrosa quasi come questa, le ultime due alluvioni sono avvenute in una zona che si chiama La Foce, e ci avevano costruito un campeggio in un posto chiamato La Foce, per cui La Foce ha riportato il campeggio a mare, e la seconda alluvione è avuto un posto chiamato Lo Stagnone. Uno si chiederà, ma perché lo chiameranno Lo Stagnone? Perché ogni tanto diventa uno stagnone e le case vanno sott'acqua. Insomma, alla fine poi basterebbe andare a guardare come si chiamano i posti, e così gli anziani le cose le vedevano, davano i nomi ai vari posti. A Albina abbiamo costruito Albigna tra un terrapieno alto 2 metri per la ferrovia e un terrapieno alto 2 metri per la brega, una vasca. Abbiamo costruito una vasca naturale che pian piano si è riempita come quando si fa il bagno. È successo esattamente questo, perché all'Albigna l'acqua non è arrivata con la forza di un argine rotto, perché sennò portava la casa in mare. All'Albigna la rottura è avvenuta a Marsigliano lontano. E pian piano l'acqua è arrivata dai campi, ha scavalcato la ferrovia e ha fatto la vasca. Perché abbiamo costruito una vasca naturale, con i due terrapieni e in mezzo c'è la... Per cui a volte l'uomo deve lamentarsi un pochino meno, andare a vedere quante case ne ha fatto. E credo che se noi giornalisti lo scriviamo sul momento, l'impatto dell'amministratore è da arrabbiarsi, ma poi dopo serve a tenere coscienza su alcune cose. Questa storia dell'ombrone, io l'ho scritto sul giornale qualche giorno fa, noi continueremo pubblicamente, cercheremo di non farla dimenticare,
perché tra un po', quando arriverà il sole, si va tutta la marina a far bagno e l'ombrone è secco, la gente non ci pensa più, però poi novembre torna. Per cui credo che compito di un giornale locale sia anche tenere vivi alcuni argomenti più importanti per la città. E questo avviene in due modi. Un modo è noi giornalisti che cerchiamo di tenere viva la cosa, anche se poi siamo un meccanismo per cui le notizie tutti i giorni arrivano nuove, per cui tenere vive quelle vecchie ci vuole uno sforzo non di poco conto. L'altro è, ripeto, ancora una volta i rapporti con la città, perché i rapporti con la città fanno sì che le persone che sono interessate a qualcosa ti mandano la mail, ti chiamano, ti mandano un messaggio sui social network. Io sono costretto a stare su tutti i social network fissi, divento matto, ci sono delle giornate che divento matto, perché tra Facebook, Twitter, la mail, il telefono, a volte non riesco neanche a tenere i rapporti veri con il giornale, con la direzione generale. Dice, ma te non si trova mai, non mi trovate mai, no. Se una mano risponde a Facebook, una mano risponde al cellulare, c'è una roba così. Funziona così, per questo vi ripeto che è un lavoro molto molto bello, molto bello, perché ti dà adrenalina, perché ti dà la possibilità di conoscere tantissime persone, ti fa scoprire, siamo tuttologi come ho detto, da un settore all'altro in modo molto molto piacevole, però è un lavoro che ti prende per tutto il giorno, per cui se quelli più giovani lo vogliono fare, tenete presente che fare questo lavoro vuol dire un mezzo azzeramento dei rapporti sociali, insomma vuol dire tante cose. Da una parte ce l'hai, dall'altra ce l'hai finalizzati al lavoro, cioè c'è rapporti continui con la città, però sono rapporti che sono finalizzati alle cose che fai. Non so se mi sono spiegato, in qualche modo sì, no, facevo per levarmi un po' di entusiasmo a qualcuno che magari vuole fare questo lavoro. Allora, andiamo avanti, di che si parla? C'è ancora qualche domanda, se no mi sono segnato qualche cos'altro io. Io volevo chiedere come sono i rapporti con le altre redazioni del giornale, cioè costruttivi, a volte. Allora, sì, i rapporti sono anche con le altre redazioni, io cerco e incontro ai miei colleghi che le corrette. Che vuol dire corrente? Corrente vuol dire che per tutto il giorno si cerca noi di avere una notizia di più. Sempre, perché noi lavoriamo per il nostro giornale, loro lavorano per il loro. E il nostro compito è uscire la mattina dopo con un buco, con una notizia più che degli altri. Però al momento in cui la stessa cosa ci lavoriamo insieme, la stessa cosa la sappiamo tutti, si lavora tutti insieme. Perché poi alla fine fanno il nostro stesso lavoro, vengono ai nostri stessi posti, sono il primo a chiedere rapporti molto molto corretti. Vi dirò che a volte capita anche che su alcune cose ci consultiamo. Il caso di Nera o di giudiziaria particolare che magari coinvolge il ragazzo che non ha fatto niente, ci si sente, ma te che lo metti il nome di questo? No, dai, lasciamo perdere. Cioè è una cosa che si fa qualche volta, tra capi di redattori abbiamo questa possibilità di sentirsi la sera e magari uno ha più sensibilità dell'altro e dice ma lasciamo stare, cioè se per tante cose, ormai è tutto pubblico. È un lavoro delicato, è un lavoro delicato, però anche sul nome, anche sul nome. Io la regola di legge vuole che i processi, se sono pubblici, sono pubblici, lo dice la parola stessa, per cui se il processo è un processo pubblico, si parla di una persona in pubblico, io la posso pubblicare, la parola è la stessa. La legge dice che puoi mettere il nome di uno arrestato, non puoi mettere il nome di uno solo denunciato, questo è quello che dice la legge. Però poi sta alla sensibilità e alla valutazione del giornale fare le cose. Però si scontrano due cose. Capita che a volte ci sentiamo, vi ripeto, il ragazzo appena maggiorenne che ha fatto una cazzata, ci si può sentire e dire del mento.
Però poi io devo a questo punto rispondere perché gli altri meno. Cioè la divisione è molto sottile e impone una professionalità nostra, una responsabilità nostra, perché se decidiamo uno di non metterlo, poi io devo dire a quello dopo che lo metto perché. È lo stesso motivo per cui se al Grosseto chiudono un bar perché dà l'alcol ai ragazzini, se io scrivo un bar, faccio cazzare tutti i bar, se io scrivo l'Affinity, l'ho detto uno per caso, se io dico l'Affinity, fa un cazzare solo l'Affinity, ma almeno gli altri no. Cioè anche questa è una cosa, quando ti dicono il nome no, non te lo do, rischi a volte di fare il danno opposto. Se te dici che un ristorante ha dato il cibo e ha fatto stampare una persona in centro, non puoi scrivere un ristorante del centro, perché il giorno dopo ci sono tutti i ristoratori del centro sulla redazione che mi dicono dite chi è, perché io non sono. Perché si crea l'effetto opposto. Quindi anche su questo il nostro è un lavoro di responsabilità. E comunque è un lavoro collettivo. Cioè io sono quello che prende l'ultima decisione, normalmente sono responsabile, per cui l'ultima decisione la prendo io. Ma nei casi particolarmente spinosi, io esco dal mio ufficio e dico cosa ne pensate? Magari si fa una riunioncina apposita, se ne discute tutti. Non è una situazione in cui la gerarchia si impone. Questo è un lavoro in cui tutti insieme si cerca di dare un prodotto il migliore possibile. Per cui sulla decisione io coinvolgo sempre tutti. Chiamo un direttore si chiama direttore responsabile perché è responsabile di tutto quello che esce sul giornale. La legge sulla diffamazione, di cui si è discusso tanto in questi tempi per Sargusti finito in galera, ha due filoni. Colpisce personalmente il giornalista che scrive la cosa sbagliata o che perlomeno qualcuno ritiene che abbia scritto, per cui è personale. Se io scrivo che Ceccarelli fa le cazzate e Ceccarelli si arrabbia, lui querela me. Automaticamente nel momento in cui querela me viene chiamato in causa anche il direttore per il reato minore di omesso controllo, perché sulla gerenza questa cosa qua salvo che l'abbiamo messa perché la spostiamo, è obbligatoria su tutti i giornali, la facciamo trovare, la faccio vedere. Dove sarà? Ecco. Questa cosina qua, gerenza, si chiama così, è obbligatoria su tutti i giornali. Qui i giornali devono mettere chi è il direttore responsabile, poi devono mettere quanti giornali sono stati stampati e il numero di registrazione del giornale. Senza questa cosa il giornale non può uscire, questo è obbligatorio per legge. E il direttore si chiama direttore responsabile proprio perché è responsabile di qualunque cosa esca sul giornale, dall'articolo alla pubblicità. Allora, qualcuno lo chiede, io glielo dirò a tutti. Io vi dico, se volete parlare con me, vi fidate della mia professionalità. Te parli con me, sai che parli con il capo relatore. Io faccio questo lavoro di fine punto, lo leggo la mattina. Io non faccio quasi mai rileggere niente, non so, quasi mai. Questo è capitato qualche volta, in qualche caso particolare, su qualcosa magari di particolarmente tecnico, che magari la persona che ha intervistato sa perché si fa e te l'ha spiegato 100 volte, ma magari è difficile perché ci sono, a volte dobbiamo tradurre per il giornale atti giudiziari complessi e magari te lo spiega l'avvocato e tu gli dici oh te lo mando, e guardi che non abbia scritto nulla, perché noi dovremmo saper fare medici, gli avvocati, gli urbanisti, dovremmo saper fare tutto, in realtà abbiamo un'infarinatura di tante cose, siamo costretti spesso a fidarci di chi
ci racconta, poi abbiamo gli strumenti per controllare, facciamo le verifiche e tutto, però è chiaro che qualche volta, ripeto, su alcuni argomenti particolarmente ostici, se chi ti dà le informazioni dopo ti dà una controllatina per quantomeno, non ci vedo una sbaglio, però è un'intervista politica, non la faccio rileggere a nessuno, perché il giorno dopo se la vogliamo fare, se non l'hanno fatto anche il giornale, cioè capito, io ho una professionalità che credo chi parla con me debba rispettare. Pensavo che lo prete in qualcuno ci prova. Qualcuno ci prova. Ma sono quelli che ci provano spesso sono inseguri loro, più che preoccupati di noi. Cioè hanno paura di aver detto qualche mischierata loro, più che altro. E non si preoccupano della traduzione nostra su carta, quanto appunto del fatto che temono di aver detto qualche cosa. Ci sono quelli che hanno sempre paura di dire una parola di troppo. Perché poi l'intervista al telefono è una cosa privata tra in quel momento, tra chi parla e chi riceve le informazioni. Se fanno un'intervista pubblico, ormai quello che dici, come ho spiegato prima, il meccanismo dell'informazione una volta che è partito è una macchina che non ferma più. Quante persone anche in ambito locale fanno a volte le smentite che fanno ridere, perché spesso e volentieri se uno ti piglia con il microfono e dice una cosa, ha voglia di dire uno detto, cioè male detto, cioè male detto. E a quel punto entra in circolo, perché l'intervista finisce su Facebook, finisce su social, come ho detto, è una macchina che una volta che parte non la fermi più. È così. Vi faccio un esempio, vi racconto un altro pellegrino anche su questa cosa, e poi mi quando può essere una polemica da parte di qualcuno che si può essere sentito toccato da parte della gente, io invece qua sono tutti pericolosi nel mondo, no? E la polemica come la gestite? Diciamo, la risolverla nel privato oppure viene portata sui giornali? Quindi allora, la domanda è bella, capita molto molto spesso che noi scriviamo cose che non piacciono, in questo senso io più delle volte quando succede queste cose, questa geggio comincia a suonare la mattina 7:30, come uno con un po' ragionare, io voglia di svegliarmi o di chiamarmi mentre sono a fare tutt'altro, spesso e volentieri la prima gestione è personale. Poi però capita che si riesce a trovare un minimo di linea comune per riscrivere qualcosa e dare una nuova versione dei fatti, però io potrei litigare al telefono, poi mezz'ora al telefono a parlare con le persone che mi dicono perché l'hai scritto, questa cosa non va bene, e io dopo un po' riesco quasi sempre a convincere, a dire vabbè, diamo la tua versione, raccontiamo come tu la pensi, e spesso e volentieri serve anche a dirlo, tra l'altro, però è un sistema che funziona abbastanza, però ecco, l'interfaccia spesso sono io, perché tanto sanno che sono io, il mio cellulare ce l'hanno tutti, e lo trovo su Facebook e mi chiamo, tanto ce l'ho messo a posto, cioè qua alla fine è così, insomma. È un appendice, perché scusate, mi si stacca, non voglio staccare la mano, se facciate l'atta, è una roba così. Ultima domanda, cioè i requisiti culturali per fare questo lavoro? Allora, è cambiato tanto. Io, il mio capo redattore di Mondadori, un cronista all'inizio, il mio capo redattore che mi ha insegnato questo lavoro e che lo sapeva fare, aveva un senso della notizia, capiva tutto il lavoro, era tutto elementare. Perché era cresciuto in una redazione, a 16 anni, 17 anni, era in una redazione e aveva cominciato a vivere il clima, questa era la famosa gavetta, in parte l'ho fatta anch'io, ora non funziona più così, perché tanti i giornali non hanno più grandissimi spazi per i ragazzi che fanno la gavetta, ancora qualche spazio c'è, ma prima c'era molto di più, le redazioni erano una sala per questo, c'era 20 persone, 25 persone, ora siamo 6, 7, cioè era proprio, si dava spazio a tutti perché il giornale di carta cresceva, per cui
c'era la possibilità poi dopo 2, 3, 4, 5 anni di assumere anche chi faceva la mia vita. Io ho cominciato così, ho cominciato facendo le partitine di seconda categoria, frequentando la relazione, vedendo cosa succedeva, le decisioni della redazione dalla riunione in poi le vivevi te, da ragazzino le vedevi e pian piano prendevi il mestiere, acquisivi il mestiere. Ora non funziona così. Ora per fare questo lavoro ci vuole una preparazione universitaria di base, in più ci sono tanti buoni master in giro che sono sia post laurea del primo livello sia anche addirittura post laurea del secondo livello. Devo dire che quando arrivano ragazzi che hanno fatto il master, io preferivo ancora quelli della gavetta. Ci vuole un po' ancora prima che riescano a entrare nel meccanismo proprio vivo della redazione, però hanno una preparazione di base che è fondamentale, cioè per alcuni argomenti è fondamentale. Il diritto pubblico, il diritto privato, queste cose qui un pochino per fare questo lavoro bisogna conoscere. E poi ci vuole la curiosità di studiare sempre. Cioè se una cosa succede e capita, uno se la va a leggere. Io per scrivere quelle delle 30 righe sul Lombrone mi sono fatto dare dal Genio Civile 400 pagine di relazione sul Lombrone. Me le sono lette addormentandomi, ma me le sono lette, perché poi alla fine, vi ripeto, siamo costretti a parlare, a scrivere di tutto. Per cui dobbiamo andare a formarsi. Se si vuole fare questo lavoro con un minimo di serietà e professionalità. Poi c'è tanti che lo fanno anche con più superficialità, cioè oggi ci trovano di tutto. Però se lo vuoi fare in un certo modo, devi aggiornarti continuamente, se c'è una cosa che non sai, ti informi, chiedi, chiami, telefoni. L'amicizia ce l'abbiamo tutti, io a volte se devo scrivere un pezzo di giudiziaria che magari è ostico, se non ci levo le gambe, chiamo un amico che fa l'avvocato e mi spieghi perché è così. Lui si mette lì in quella maniera e me lo spiega, e a quel punto lo scrivo. Cioè non... bisogna avere anche l'umiltà di riconoscere che tante cose non si sanno. Chi lo fa con umiltà lo fa e dà un prodotto abbastanza possibile. Chi lo fa con la voglia di dire io so tutto, fa delle scritte. In questo lavoro funziona così. Chi riesce a essere umile a dire io non so nulla di questo, devo scriverlo in forma, lo fa bene. Chi lo fa dicendo ma tanto io sono giornalista, venga fuori delle robe, ho visto delle robe uscite, delle robe pazzesche. Pazzesche. Prego. Quando il giornalista si deve fare
La regola di base è che una notizia è tale quando ritieni che non interessa solo te, ma che possa interessare anche altre persone. Nel caso della cronaca nera, che poi mi sembra il tema che ti interessa comunque, o comunque in generale, le cose sono tante che io ho cambiato. Un tempo il lettore aveva interesse anche per i piccoli fatti, ora tendiamoci a mettere solo i grandi fatti. Nel resto delle cose poi diventa una notizia, una cosa che pensiamo che possa interessare uno, la curiosità della gente, due, che possa essere un servizio per la gente, o per esempio banale, la chiusura delle scuole. La chiusura delle scuole è una notizia perché poi chi la legge sul giornale sa che il giorno dopo non manda il proprio figlio a scuola. Questa è una notizia dal punto di vista di servizio alle persone, più che di curiosità. Però ogni singola informazione che ci arriva in redazione, noi la discutiamo. Cioè, alcune cose per la sensibilità di qualcuno sono più notizie, altre cose per la sensibilità di altri sono meno, pensano che interessino meno. Quando noi facciamo questa riunione la mattina, ne discutiamo. Alcune cose le scartiamo, se pensiamo che sia una cosa di poco interesse, o la scartiamo, magari la rinviamo al giorno dopo. È una cosa basata molto, ti ripeto, sulla sensibilità dei vari giornalisti. C'è quello che è più sensibile, per esempio, che non ha fatto la domanda sui migranti. Noi abbiamo un collega in redazione che è interessatissimo a questa cosa. Come c'è una cosa che interessa quell'argomento lì, lui subito dice mettiamola bene, se ne discute tutti insieme, e a quel punto diamo, come dicevo prima, la gerarchia alle notizie, dalla più importante fino alla più piccola, e qualche cosa resta fuori, e lo decidiamo di volta in volta, tutti insieme, e mettendoci ognuno le proprie sensibilità. C'è un animalista convinto che, per esempio, come c'è il gattino che gli è successo qualcosa, subito comincia a dire mettiamolo bene. C'è quell'altro che magari è probabilmente meglio, c'è quello che è fissato con la politica, che è quello che discrepa di Calcicarelli, l'abbiamo letto in te. Il giornale è frutto di un lavoro collettivo di sensibilità diverse che valutano le singole cose. Poi alla fine, se non siamo d'accordo, decido io quello che faccio. Ti ho risposto abbastanza. Dimmi. La soggettività di un articolo, nel senso, quanto dell'opinione personale del giornalista va nell'articolo, quanto influisce una stesura di un articolo in qualsiasi campo, insomma, allora, dalla politica a qualsiasi altra cosa. Una cronaca locale, il giornalista vero dovrebbe riuscire a tenere separato il racconto dei fatti e l'opinione propria. Però non ce ne ascoltiamo di affondito, siamo tutti persone umane, cioè alla fine tutti noi abbiamo le nostre convinzioni, tutti noi pensiamo in un certo modo alcune cose. Ti ripeto, un lavoro fatto bene tiene. Qui la notizia e accanto in corsivo il commento per dire questa è la notizia, accanto io la penso così. Questo sarebbe il lavoro correttamente fatto. Talvolta mi rendo conto che noi, vivendo questa realtà e parlando con le persone, avendoci un'opinione propria, qualche cosa dentro ci mettiamo. Poi talvolta il giornale porta avanti delle battaglie proprie, per cui nel momento in cui il giornale porta avanti una battaglia in cui crede, è chiaro che poi negli articoli traspare. Questo è normale, però è un lavoro fatto bene. Dovrebbe avere separato le due cose. Nel concreto succede non sempre, anzi quasi mai. Ok, iniziamo la seconda parte con Gian Piero. Ringraziamo Guido che è la seconda abbiamo già prenotato, e qui c'è anche la città, la pizza, vediamo se si riesce a